È arrivato finalmente anche iOS 9 per i nostri iPhone, ma anche per i nostri iPad, quindi come sempre bentornati in compagnia di Guerzo 86. Partiamo dalla prima news, ovvero il nuovo font di iOS 9 San Francisco, un font molto più leggibile rispetto al precedente. Troviamo finalmente anche un risparmio energetico adesso all'interno dei nostri iPhone per andare a risparmiare la nostra batteria. Ehi Siri è uno dei comandi più belli in questo nuovo iOS 9, l'assistente vocale diventa sempre più interattivo e utile all'interno delle giornate quotidiane. Con uno swipe verso sinistra nella nostra home accederemo ai suggerimenti di Siri nonché alle notizie, secondo me una delle schermate più belle e interessanti di questo iOS 9. Rinnovate anche le mappe, adesso ci sono molti più punti interattivi come per esempio le fermate degli autobus, della metro, insomma mappe diventa sempre l'applicazione principale per andare a navigare, ma soprattutto per assisterci nell'uso quotidiano grazie anche all'applicazione Note che si rinnova. Adesso possiamo anche prendere appunti al volo, disegnare, insomma davvero anche questa un'ottima novità insieme a Wallet che è l'applicazione che cambia nome rispetto alla precedente, nonché anche il nuovo multitasking che ha schede molto più grandi, più leggibili e secondo me anche molto più fruibili. L'unica cosa che non è cambiata è il dialer telefonico, una delle cose principali che secondo me Apple dovrebbe cambiare, come per esempio la ricerca rapida in rubrica. Queste sono delle piccole novità che sono all'interno di iOS 9, ce ne sono anche altre, ma diciamo che le principali per il momento sono queste, poi arriveranno dei focus più approfonditi. Guerzo 86 vi saluta e vi rimanda come sempre ai prossimi video.